Mi dia giusto 2 secondi, nel senso che appunto volevo poi chiarire il fatto che sostanzialmente poi dopo la mando un messaggio quando stiamo per fare la proclamazione e lei subito dopo invece mi stacca tutto, così io posso procedere, diciamo, alla registrazione. Vabbè, al limite le mando anche. Va, paio d'ore e mezzo. Paio d'ora e mezza, va. Ok. Va bene, ok, la ringrazio. Grazie. Allora, quindi diciamo la diretta dovrebbe essere partita, pertanto ci siamo. Direi che possiamo anche iniziare perché abbiamo visto che ci ha raggiunto il professor Ruggero e il professor Lippiello. Presto ci raggiungerà anche il professor Siciliano. Allora, buongiorno a tutti. Diamo inizio a questa seduta di laurea magistrale in ingegneria dell'automazione. Oggi abbiamo 8 candidati e procederei subito. Ricordo a tutti i candidati che hanno circa 15 minuti per esporre il lavoro della loro tesi. Durante l'esposizione pregherei i candidati chiaramente di condividere la presentazione che hanno sul loro PC e magari condividere anche il loro schermo in maniera tale che li possiamo, chiedo scusa, accendere la telecamera. Viceversa per tutti gli altri pregherei di tenere mutati i microfoni e spegnere le telecamere e pertanto inizierei, secondo l'elenco che ci è pervenuto dalla segreteria, chiamando il candidato, il signor Antonio De Falco, che ha presente un lavoro che è stato fatto presso l'Istituto Superiore Tecnico. Relativo appunto allo sviluppo di sistemi di diagnostiche per ISTO, che il relatore sono io. Pertanto, De Falco, se c'è, mi era parso che ci fosse, non c'è De Falco, e allora lo chiamiamo. Mi ero perso, ho visto tutti i candidati, invece, buon De Falco. Buongiorno, Bruno. Ecco De Falco. Allora Buongiorno. magari De Falco, mi sente? Allora ripeto un po' per tutti, visto che De Falco non era collegato. Adesso, diciamo, partiamo con questa seduta di laurea in ingegneria, laurea magistrale in ingegneria dell'automazione. Chiameremo una alla volta tutti i candidati che dovranno esporci circa 15 minuti il lavoro fatto. Il primo appunto sarà lei, Antonio De Falco. A questo punto però vi ricordo anche che faremo prima tutta la discussione, poi noi ci allontaneremo, ci collegheremo su un altro canale per poterci riunire come commissione. Dopodiché faremo la proclamazione e a valle della proclamazione, per una questione di privacy, interromperemo la diretta su YouTube e procederemo alla registrazione. Ok? Quindi diciamo a valle della proclamazione ognuno di voi è pregato di avere anche un documento di identità con sé. Detto questo, Antonio De Falco, se è pronto, può iniziare condividendo la sua presentazione, accendendo il suo microfono perché al momento non la sentiamo e può procedere. Ok, perfetto, mi sente? Sì, adesso la sentiamo. Perfetto. Un attimo solo. Ok, allora procediamo. Si vede lo schermo, la condivisione? Vediamo il suo desktop, sì, e vediamo anche la presentazione che si apre. Perfetto. Prego. Allora, il lavoro che sto per presentare ha come obiettivo l'implementazione di un algoritmo di stima del centroide della corrente di plasma in ISTOC che fa uso di alcune misure magnetiche. Tramite i Mirno Coils installati sulla macchina e la modifica delle impostazioni di controllo e tiratura dei PID a fine di ottenere una scarica completa in corrente di plasma alternata. Stiamo quindi parlando di fusione termonucleare controllata, ovvero quel processo che mira ad unire due nuclei di atomi leggeri in un nucleo di atomo pesante,
La reazione più utilizzata è quella deuterio più trizio, che ha come prodotto un nucleo di atomo di elio, un neutrone libero, più dell'energia che deriva dal difetto di massa. I nuclei, per unirsi nel processo di fusione, devono possedere un'energia cinetica tale da permettere alla forza di interazione nucleare forte di vincere le forze di repulsione coulombiana dovute al fatto che ovviamente i nuclei sono carichi positivamente. Per trasferire l'energia cinetica necessaria al gas si procede riscaldando il gas, infatti le temperature tipiche utilizzate nelle macchine per fusione sono dell'ordine delle decine o milioni di gradi. Il gas deve essere poi completamente ionizzato, quindi deve essere allo stato di plasma per permettere l'instaurarsi della corrente di plasma che ha la duplice funzione di riscaldare per effetto Joule il plasma stesso e di creare un campo magnetico poloidale che contribuisce al confinamento del plasma. Istok è un piccolo tokamak che si trova all'IPFN di Lisbona e opera in configurazione limiter e in regime alternato. Ovvero, alla saturazione dei nuclei ferromagnetici, il sistema tenta di invertire la direzione, il verso della corrente di plasma per allungare il tempo di scarica stesso. In alto a destra vediamo che in un piano poloidale della macchina sono stati installati 12 Mirnov coils che misurano il flusso di campo poloidale totale. Ora, l'idea di base dell'algoritmo è quella di considerare il plasma piuttosto che come una distribuzione continua, come una distribuzione multipoli, ovvero come un set di filamenti filiformi di posizione arbitraria e numero arbitrario. In questo modo è possibile considerare le misure dei sensori magnetici come somma dei contributi dovuti alle correnti di ogni filamento. È quindi possibile scrivere un sistema algebrico lineare che, se risolto con la pseudo-inversa, ovvero con i minimi quadrati, darà come risultato il vettore delle correnti dei filamenti che minimizza la norma a 2 dello scarto. Una volta trovata la soluzione del sistema, è possibile calcolare le posizioni radiale e verticale del centroide della corrente di plasma, pesando opportunamente le correnti di ogni filamento per la posizione radiale al quadrato e per la posizione verticale di ogni filamento, rispettivamente per la posizione radiale e verticale del centroide della corrente di plasma. Prima di tutto, però, bisogna apportare un'importante correzione perché i Mirnov coils, come abbiamo detto, misurano il campo poloidale, il flusso di campo poloidale totale, mentre nel nostro algoritmo abbiamo bisogno del solo contributo dovuto alla corrente di plasma. Quindi, quello che è stato fatto è stato stimare il flusso di campo esterno, ovvero il contributo dovuto al circuito del primario, del circuito orizzontale e quello verticale, tramite dei modelli che hanno come ingresso la corrente del circuito corrispondente tra orizzontale, verticale e primario e come uscita il flusso di campo corrispondente. Questo è stato fatto lanciando degli shot delle scariche senza plasma. E poi questi modelli sono stati validati, cioè è stata verificata la bontà di questo metodo di stima del flusso di campo esterno e vediamo infatti nella figura a destra che effettivamente il flusso di campo esterno misurato è con buona approssimazione pari a quello stimato. Quindi è stato testato l'algoritmo prima esposto. E vediamo che questo shot che abbiamo usato per appunto verificare la bontà dell'algoritmo ha delle performance molto scarse con una probabilità di inversione della corrente di plasma intorno al 50%, ma notiamo che la somma delle correnti dei filamenti del modello
una certa approssimazione pari alla corrente di plasma. E al diminuire del raggio scelto del filamento, questa approssimazione migliora. Quindi, in base a questo, è stato scelto il raggio per il modello multifilamento. Vediamo qui poi che la posizione radiale calcolata tramite l'algoritmo è effettivamente qualitativamente ciò che ci aspettiamo osservando le misure magnetiche dei Mirnoux-Cois. Questo sia per la posizione radiale che per la posizione verticale. Si osserva che però in corrispondenza delle inversioni l'algoritmo non lavora bene, restituisce anzi dei valori immaginari che fisicamente non hanno senso, ma questo è perché la corrente di plasma durante l'inversione va a zero e quindi le posizioni calcolate divergono. Qui vediamo che con una buona approssimazione è possibile ricostruire in ogni istante di flat top le misure magnetiche a partire dalla conoscenza del vettore delle correnti nei filamenti. L'algoritmo esposto è stato poi riportato sul software di gestione e controllo della macchina che è basato su MARTE, un framework progettato apposta per sistemi real time, basato sulla libreria C++ BaseLib 2. E ogni applicazione sul Paragon Marte fa uso delle Generic Application Modules, che sono dei blocchi di codice che implementano ognuno un'interfaccia specificata in BaseLib 2. In Marte troviamo vari componenti, tra cui ricordiamo il Real-Time Thread che agisce da scheduler delle GAMS, quindi abbiamo uno scheduler real-time. Poi abbiamo anche dei componenti basati su HTTP che permettono di scaricare dal database della macchina tutti i dati. Vediamo qui un pannello, uno dei tanti pannelli di configurazione delle scariche, che permettono di modificare direttamente con una interfaccia user-friendly le GAMS presenti sul software. Un'interfaccia basata su HTML e JavaScript. Vediamo che in Istock è possibile suddividere la finestra temporale di flat top in più finestre e per ogni in più sottofinestre e per ogni sottofinestra utilizzare un diverso tipo di controllo, come un controllo in corrente o un PID. Quello che abbiamo fatto noi è stato riportare nella controller GAM della macchina una legge PID discretizzata con Eulero all'indietro per l'azione integrale e le differenze all'indietro per l'azione derivativa e abbiamo esteso il controller in PID a tutta la finestra temporale di flat top sia positiva che negativa, a differenza di quanto succedeva prima. Questo è il risultato dell'uso dell'algoritmo che abbiamo visto per l'identificazione del centro della corrente di plasma, utilizzato per misurare le variabili che poi sono state controllate tramite il ciclo di controllo con i PID e della modifica delle altre impostazioni di controllo. Vediamo che effettivamente abbiamo ottenuto alla fine una scarica completa in alternata con 40 cicli da 25 millisecondi ciascuno e una corrente di plasma che si mantiene nei flat top sui 4000 A per una durata totale di poco più di un secondo. Vediamo infine che le posizioni radiali e verticali sono mantenute con buona approssimazione al valore di riferimento che è 0 per la posizione verticale e 2,5 centimetri per la posizione radiale. Ovviamente per la posizione verticale abbiamo un controllo che è obiettivamente più semplice, quindi vediamo che il valore della posizione verticale è mantenuto esattamente al riferimento, mentre abbiamo un minimo scostamento per quanto riguarda la posizione radiale. E vediamo infine il confronto tra una delle prime scariche su cui abbiamo lavorato, che aveva, come abbiamo detto, delle performance molto scarse, e l'ultima
scarica che effettivamente è stata in cui abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Da notare che nella prima scarica le posizioni radiale e verticale del centroide utilizzate nel loop di controllo erano effettuate tramite un set di electric probes, che sono dei sensori molto meno precisi dei Mirnoc coils. E infatti abbiamo visto un incremento delle prestazioni. Tra gli sviluppi futuri, sicuramente si vorrà integrare ciò che si è ricavato dall'uso di questo algoritmo di stima del centroide agli altri risultati derivanti dagli altri strumenti di diagnostica installati sulla macchina, prima di tutti la tomografia. Grazie a tutti. E un ringraziamento particolare al mio relatore per la sua disponibilità infinita verso me e tutti i suoi studenti. Grazie, grazie, Era grazie dovuto. dell'esposizione. Dimenticavo di dire che appunto lei ha fatto questo lavoro ed è stato seguito anche dal professor Carvaglio e da Domenica Corona presso l'AISTI, che purtroppo oggi non possono essere qui con noi. Li avevo anche invitati, ma vabbè, Domenica è in Messico e Bernardo aveva degli impegni. Ci sono domande? Se non ci sono domande da parte della Commissione, Interrompo la condivisione. interrompa la condivisione, la ringrazio nuovamente e passerei alla seconda candidata di oggi, che è Sara Dubbioso, che ha svolto la sua tesi presso Fusion for Energy, l'agenzia, diciamo, europea che si occupa della costruzione del tokamak ITER, quindi ancora fusione, che anche in questo caso vede me come relatore. Quindi pregherei Sara di Ok, ciao Salve. condividere lo schermo e Ok, vedete le slide? ancora no. Momenti. Deve condividere o la conviene che condivida proprio tutto. Ok. Perfetto. Allora, salve, mi chiamo Sara Dubbioso e il lavoro che presenterò oggi. Chiedo scusa, se ha messo in modalità presentazione non la vediamo perché probabilmente ha condiviso solo PowerPoint. Purtroppo deve condividere tutto il suo testo, Ah, che ok. altrimenti noi non vediamo in modalità presentazione il tutto. Ok. Non vediamo ancora nulla. No, Ora finite? non vediamo nulla. Ah, ok, adesso è arrivato. Ci provo, sorry. Adesso c'è. Ah! C'è un Ora certo sto ritardo. presentando. Allora, aspettiamo un attimo perché pare ci sia un ritardo non indifferente. Ancora non vediamo. Aspetta, ferma, ferma, vediamo. Se mette in modalità presentazione. Ci vuole sempre un po' di ritardo. Vabbè, però qualcosa la vediamo, quindi diciamo, aspettiamo. Ok, prego. Allora, salve, sono stata dubbioso. Il lavoro di tesi che presenterò oggi riguarda il design, lo sviluppo e il test per software di controllo per sistemi che fanno parte dell'instrumentation e control per il tokamak. Vi eviterò di nuovo l'introduzione alla questione del funzionamento del tokamak, già brillantemente introdotto dal mio collega, mentre comincerò a parlarvi di ITER, il reattore per quale tali sistemi opereranno, in particolare concentrandomi sul sistema degli Electra, Cyclotron e su FATPULSE per il loro sistema di controllo centrale, andando a illustrare poi la tecnica stabilita e seguite per garantire la qualità del codice per testare il codice del PLC. Per cui, passando le prime slide. Ok,
Arriviamo ad ITER. ITER è un progetto che nasce dalla cooperazione internazionale di 35 stati ed è il progetto più ambizioso nel campo dell'energia ad oggi. Infatti ITER sarà la reattore più grande costruita al mondo, il raggio interno del plasma sarà di circa 3 metri con un volume di 840 metri cubi. Con ITER si andrà a colmare il gap che c'è tra i reattori nucleari già operanti ma di piccole dimensioni e quelli che saranno i futuri impianti energetici a fusione nucleare. La mia lavoro di tesi è stato portato avanti durante una traineeship per Fusion for Energy, che è appunto l'agenzia europea, che è l'agenzia che si occupa del contributo dell'Unione Europea al progetto ITER. Durante questa traineeship ho potuto collaborare come membro del team Kodak, dove con la sigla Kodak si intende il sistema di controllo centrale di ITER, ovvero quel sistema che controlla e coordina tutti i sistemi che fanno parte dell'implementation e control di ITER necessari quindi ad operare le reattore. Chiedo scusa Sara, mi dispiace, ma noi siamo ancora sulla slide di sommario, non capisco perché c'è questo ritardo molto grande, diciamo, c'è qualcosa che, non so, forse la qualità della sua connessione, non... noi siamo ancora, vediamo ancora la sua slide di sommario e immagino che sia molto più avanti. Sì, se lo faccio così. Siamo ancora col sommario, purtroppo. Facciamo un altro tentativo. Altrimenti, okay. Chiedo la cortesia alla candidata successiva, magari un attimo di invertiamo un attimo e lei magari mi manda l'ultima versione della presentazione via mail, perché sono su un altro computer, non ho lo stesso computer nella quale me l'ha mandata ieri e posso provare io a condividerlo, perché sennò così veramente diventa poco, okay. Poco fattibile. Adesso mi dica. Sì, provi a cambiare la slide, vediamo se si cambia quando lei la cambia, ma... perché altrimenti lei rischia di andare avanti e noi non... Ok, l'ho cambiata. No, c'è un ritardo troppo grande. Allora, se non è un problema per la candidata successiva, che è Simona Amato, che adesso si sentirà chiamata, sì. Allora chiederei di fare un attimo questa inversione. Sara, lei mi mandi questa presentazione, poi le faccio io, diciamo, mi dirà lei di cambiare slide e penso che dovrebbe funzionare un po' meglio. Ok? Va bene. Chiedo scusa anche a tutti gli altri membri della commissione e facciamo per motivi tecnici questa inversione un attimo. Quindi chiamo adesso Simona Amato, che invece ha svolto la tesi presso la 3M, seguita dagli ingegneri Marco Falanga e Dario Mariniello, che sono oltretutto due nostri ex studenti, sono sempre io il relatore e che quindi invito, diciamo, a presentare il lavoro fatto. Presso la 3M. Ok, condivido lo schermo. Sì, grazie. Si vede? Sì, prego. Ok. Allora, salve, sono Simona Amato. La mia tesi tratta la modellazione e il controllo di un processo di colata continua. La trattazione sarà suddivisa come segue. Dopo un'introduzione, assieme agli obiettivi della tesi, viene descritto il processo di colata continua e il tipo di controllo. Successivamente viene effettuata la modellazione dell'impianto e l'implementazione del controllore. Vengono mostrati i risultati di simulazione per due diverse modalità di controllo e viene illustrato il metodo di taratura utilizzato, ovvero l'extreme home seeking. Infine ci saranno poi conclusioni e sviluppi futuri. La mia tesi è stata svolta in collaborazione con l'azienda 3M Group e Danieli Automation, che fra i tanti opera nel settore siderurgico. L'obiettivo della tesi è stato proprio quello di implementare un controllo del livello dell'acciaio in lingottiera in un processo di colata continua. In particolare è stato importante effettuare la modellazione dell'impianto per poter validare il metodo di taratura extreme home seeking. Infatti, anche se esso è un metodo non basato sul modello, si è reso necessario lo sforzo di modellistica perché non è stato possibile effettuare delle prove sull'impianto reale. L'obiettivo del processo di colata continua è quello di effettuare la solidificazione dell'acciaio fuso per ottenere dei prodotti finiti. Si ha dapprima la fase di steel making, ovvero la produzione dell'acciaio, a partire dal ferro e materiali di scarto che sono fusi in appositi forni. Successivamente poi l'acciaio entra nella macchina a colata continua,
dove va prima nella siliera e poi all'interno della paniera. Dalla paniera, mediante un foro chiamato nozzle, entra nella mold, ovvero nella lingottiera. Qui si ha la zona di solidificazione, dove avviene il raffreddamento primario, quindi si inizia a raffreddare l'acciaio fuso fino a che non si crea uno strato di pelle solida esterna. Poi avviene invece il raffreddamento secondario, dove invece si verifica la completa solidificazione della barra di acciaio. La barra di acciaio si muove mediante i pinch rolls, che possono essere di estrazione o raddrizzamento. E infine poi si ha la zona di condizionamento, dove avviene il taglio del prodotto finito mediante una torcia da taglio. Si possono avere diversi tipi di prodotti finiti, in particolare in questo caso è stata considerata una macchina a colata continua per la produzione di billette di 180x180 mm. La parte dell'impianto di cui mi sono interessata è la lingottiera. Infatti, delle variazioni del livello dell'acciaio all'interno della lingottiera possono provocare dei problemi qualitativi nel prodotto finito, che può essere caratterizzato da una serie di difetti. Alcuni tipici difetti sono illustrati in figura, come ad esempio delle crepe trasversali, crepe longitudinali oppure crepe interne. Per evitare ciò è importante effettuare un controllo del livello dell'acciaio in lingottiera. In particolare si vuole fare in modo che tale livello rimanga costante. Le due modalità di controllo implementate in questa tesi sono il free stream control e l'input flow control mediante lo stopper rod. Nel caso del controllo in free stream si va a mantenere costante il flusso di acciaio in ingresso alla lingottiera e si controlla invece la velocità di colata, ovvero la velocità con cui l'acciaio esce dalla lingottiera. Tale velocità sarà direttamente collegata alla velocità di estrazione dei rulli. Infatti, come si vede dalla figura, l'obiettivo del controllo è quello di fornire un riferimento di velocità ai motori che azionano i pinch roll. Nel caso invece dell'input flow control si ha la situazione opposta, quindi il flusso di acciaio in uscita dalla lingottiera e velocità di colata sono mantenuti costanti, mentre si controlla il flusso di acciaio in ingresso alla lingottiera, che è collegato alla posizione dello stopper. Lo stopper è un'asta che, grazie alla presenza dell'attuatore, si muove verticalmente, quindi regola l'apertura del nozzle, controllando il passaggio di acciaio dalla paniera alla lingottiera. Per ottenere il modello matematico dell'impianto bisogna dapprima modellare la lingottiera. Questo modello si ottiene effettuando un bilancio fra la portata volumetrica in ingresso Q-in e la portata volumetrica in uscita Q-out, quindi indicando con N il livello dell'acciaio in lingottiera. L'equazione che governa la dinamica del livello è la seguente. Ora, nel caso del controllo in free stream, abbiamo detto che il flusso in ingresso è costante e si calcola effettuando il prodotto della sezione del nozzle per la velocità con cui l'acciaio va dalla paniera alla lingottiera, calcolata mediante la legge di Torricelli. Il flusso in uscita è invece dato dal prodotto della sezione di billetta per la velocità di colata ed è quindi variabile. Il modello matematico si ottiene imponendo che lo stato sia uguale a livello, l'uscita sarà uguale allo stato e il vettore d'ingresso sarà dato da Q-in che è costante e la velocità di colata che invece è l'ingresso controllabile. Nel caso dell'input flow control invece il flusso in ingresso è variabile ed è dato dal prodotto del guadagno del nozzle per la posizione dello stopper, mentre il flusso in uscita si calcola in maniera analoga al caso precedente. Però in questo caso è costante perché la velocità di colata è settata direttamente dall'operatore. Nel modello matematico quello che cambia è il vettore d'ingresso, che sarà dato da Q-in, che ora è l'ingresso controllabile, e Q-out, che è costante. In questo caso bisogna poi tener conto anche della dinamica dell'attuatore, modellato come una funzione di trasferimento del primo ordine. Per quanto riguarda il sensore che consente di misurare il livello dell'acciaio in lingottiera, viene utilizzato un sensore radiometrico, il quale è costituito da una fonte di raggi gamma e dal sensore nel lato opposto della lingottiera, che cattura la radiazione e in base all'attenuazione di quest'ultima misura il livello. Questo tipo di sensori presenta poi un range di misura limitati, in questo caso 200 mm, ed è stato modellato mediante una funzione MATLAB che prende in ingresso il livello simulato espresso in metri e restituisce in uscita la lettura del sensore normalizzata nell'intervallo 0-1. In particolare, in questo caso, il set point del livello, ovvero 0,7 metri, è stato posto al 60% della lettura del sensore. Inoltre, poi, questi sensori sono caratterizzati dalla presenza di rumore in alta frequenza dovuto all'uso di fonti radioattive, ed è per questo che poi sarà inserito un filtro passabasso per attenuare tale rumore.
Per effettuare poi una caratterizzazione dei disturbi che agiscono sul livello dell'acciaio, è possibile considerare questo file che rappresenta una registrazione sperimentale del livello in un processo reale. Tale registrazione viene effettuata per un'ora e si verifica quindi che il livello oscilla attorno al target di 0,7 metri, presentando una serie di disturbi. Per ottenere quindi un disturbo approssimato a partire da questo segnale, si effettua l'analisi nel dominio della frequenza, ovvero mediante la trasformata di Fourier si va a calcolare la composizione armonica del segnale, per verificare quali sono e quanto sono ampie le armoniche che costituiscono il disturbo. Nella figura in basso viene quindi mostrato lo spettro di ampiezza in funzione della frequenza. Per ricostruire il segnale di disturbo si è scelto di considerare le tre armoniche principali, quindi quelle caratterizzate da un'ampiezza maggiore. Quindi nello spettro di ampiezza si va ad effettuare uno zoom nell'intervallo di frequenze 0 0.1 e dal grafico si calcolano ampiezza e frequenza delle tre componenti principali, riportate poi in tabella. Il disturbo si ottiene quindi effettuando la somma di queste tre componenti armoniche ed è riportato in figura. Ora, in entrambi i tipi di controlli, quindi sia il controllo in free stream che l'input flow control, gli schemi di controllo sono stati implementati in ambiente Simulink direttamente a tempo discreto. Viene mostrato dapprima lo schema per il controllo in free stream, che, come possiamo verificare, è costituito da un controllore PI che regola la velocità di colata, dal modello dell'impianto, dal sensore che misura il livello e rumore più filtro passabasso per attenuare il rumore. È importante notare che in questo caso si utilizza un PI senza azioni derivativa perché il livello è molto rumoroso e l'acciaio in caduta libera nella lingottiera genera dei moti turbolenti, quindi l'azione derivativa andrebbe a peggiorare le performance. Inoltre, in questo caso è scelto un riferimento per il livello pari a 0,6, ovvero corrispondente al 60% della lettura del sensore e quindi costante. Viene poi mostrato lo schema per l'input flow control. In questo caso abbiamo invece un PID che regola la posizione dello stopper, l'attuatore, il guadagno del nozzle che consente di ottenere il flusso in ingresso e poi il modello dell'impianto, sensore, rumore e filtro passabasso come nel caso precedente. A differenza del caso precedente però ora viene invece utilizzata l'azione derivativa perché nella pratica il livello è filtrato in maniera aggressiva e si ha quindi la certezza che non ci siano delle grosse fluttuazioni, per cui l'azione derivativa non peggiora le performance. È inoltre importante notare che in questo caso, oltre ad un riferimento costante, si è scelto di utilizzare anche un riferimento sinusoidale per il livello, molto utilizzato nella pratica in questo tipo di applicazioni. Nelle figure successive saranno mostrati i risultati di simulazione, sia per il controllo free stream che per l'input flow control. I guadagni sia del controllore PI che del controllore PID sono stati inizialmente calcolati con un metodo di trial and error e saranno poi ottimizzati successivamente con la tecnica dell'extremum seeking. Quindi i risultati di simulazione mostrati in questo caso sono mostrati già per guadagni vicini a quelli ottimali. Viene mostrato dapprima l'andamento del livello dell'acciaio in lingottiera che a regime raggiunge il valore del target di 0,7 metri. Poi viene mostrato l'ingresso di controllo, ovvero la velocità di colata, l'andamento dell'errore di livello, dato dalla differenza tra il set point del livello e il livello misurato, che a regime si assesta a zero, e infine il livello in presenza del disturbo, dove si può verificare che a regime si raggiunge il valore target di 0,7 metri e si hanno una serie di oscillazioni attorno a questo valore. Nel caso invece del controllo del flusso in ingresso mediante stop error rod, anche in questo caso il livello dell'acciaio raggiunge il valore del target di 0,7 metri. Viene poi mostrato l'ingresso di controllo, ovvero il flusso di acciaio in ingresso alla lingottiera, l'errore di livello che anche in questo caso va a zero e il livello in presenza di disturbo che presenta un andamento analogo al caso precedente. Viene effettuata però la simulazione anche per un riferimento sinusoidale. Tale simulazione viene effettuata direttamente a regime e si verifica quindi che il livello oscilla sinusoidalmente attorno a 0,7 metri e segue quindi perfettamente il riferimento. Il metodo di taratura utilizzato in questa tesi è l'extremum seeking. Esso è un metodo non basato sul modello che opera minimizzando una certa funzione di costo. L'algoritmo è sintetizzato nello schema blocchi in figura, in cui θ rappresenta il vettore dei parametri da stimare, in questo caso i guadagni del controllore PID, mentre g di θ è la funzione di costo.
Si applica dapprima una perturbazione sinusoidale su teta, poi l'uscita della funzione di costo entra in un filtro passa alto che serve per eliminarne la componente continua. Viene poi moltiplicato per una perturbazione sinusoidale per effettuare la demodulazione e ottenere informazioni sul gradiente della funzione di costo. E poi si ha un blocco integratore con guadagno negativo per trovare il metodo, il minimo della funzione di costo. Questo è quindi un metodo iterativo il cui obiettivo è quello di trovare il valore θ star di k che genera il minimo della funzione di costo anche senza conoscere la relazione fra j e θ, proprio perché non è un metodo basato sulla conoscenza del modello. In conclusione, in questa tesi è stata effettuata la modellazione dell'impianto e l'implementazione del controllo del livello secondo due diverse modalità. Come possibili sviluppi futuri si può avere un miglioramento delle performance mediante applicazione del metodo di taratura extremum seeking e verifica dell'efficacia di quest'ultimo sia in presenza di risposte a gradino ma anche di risposte sinusoidali e di disturbi sul livello. Infine si può implementare e testare l'extremum seeking anche in ambiente step 7 per il PLC con l'obiettivo di creare dei blocchi funzionali general purpose che possano essere utilizzati in differenti applicazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prima di ci sono domande da parte della commissione, era giusto anche chiarire che appunto, questa è una tesi che è legata a un altro lavoro che poi verrà presentato da una sua collega, e a questo proposito vorrei che lei chiarisse però, siccome lei ha fatto vedere un grosso sforzo per modellare il processo, no? Sostanzialmente, sì. E poi ha fatto vedere che utilizza appunto invece una tecnica che non ha bisogno della conoscenza del modello del processo per effettuare la taratura dei guadagni del controllore, in particolare del PID. Giustifica questa scelta appunto del fatto che tutto questo effort speso per fare la modellistica come diciamo si combina? Che questo è stato effettuato proprio per validare questa tecnica e per verificare l'andamento di risultati in simulazione, sia in ambiente MATLAB e Simulink che poi in ambiente STEP 7, proprio perché comunque non si aveva a disposizione l'impianto reale, è stato deciso di effettuare questo modello dell'impianto, seppur semplificato, per validare i risultati della simulazione. Ok, esattamente così, era giusto che lo chiedessi. Mi pare di capire che forse il professor Di Gironimo aveva una domanda, ho visto una mano alzata, o sbaglio? Sì, in realtà ha appena risposto, infatti volevo chiedere se avesse fatto un'attività sperimentale sulla macchina reale. Comunque complimenti a te, a Gianmaria, meccanico, per questo mix controllisti meccanici, per cui è stata una gran bella attività. Ok. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, la ringrazio. Torniamo alla sua collega Sara Dubbioso e adesso proviamo questa modalità in cui io cercherò di far scorrere le slide e lei, diciamo, mi dirà quando scorrere le slide, ok? Allora, adesso sono io a condividere il mio schermo, diciamo, e mi muterò il microfono e lei mi dirà... Allora, posso iniziare quindi? Okay. Allora, come detto prima, vi eviterò di nuovo l'introduzione alla fusione, per quanto argomento affascinante. Parleremo di ITER, reattore su cui sistemi a cui ho potuto collaborare poi opereranno. In particolare mi concentrerò sul sistema degli electron cyclotron per riscaldamento del plasma e il FAT Tools, il Factory Acceptance Test, effettuato sul suo sistema di controllo centrale e sulla tecnica stabilita ed utilizzata per garantire la qualità e il test del codice del PLC. Avanti. Avanti. Ancora. Ancora. Allora. ITER è un progetto che nasce da una cooperazione internazionale ed è il più grande ambizioso progetto nel campo dell'energia ad oggi. Infatti ITER sarà il tokamak più grande realizzato al mondo, con un raggio del plasma interno di 6 metri e un volume di circa 840 metri cubi. Con ITER si andrà a colmare quel gap che c'è tra reattori a fusione nucleari già operanti ma di piccole dimensioni e quelli che si prevedono essere i futuri impianti per la produzione di energia a fusione nucleare. Il mio lavoro di tesi è stato portato avanti durante una traineeship per Fusion for Energy, che è l'agenzia che è responsabile del contributo dell'Unione Europea alla realizzazione di ITER. Avanti.
Durante questa traineeship ho potuto collaborare come membro del team Kodak. Con questa sigla si intende appunto il sistema di controllo centrale di ITER, quindi il sistema che controlla e coordina tutti i sistemi che fanno parte dell'instrumentation e control necessari quindi ad operare il reattore. Avanti. Ok, tra questi sistemi ho potuto collaborare al sistema delle diagnostiche magnetiche per cui ho realizzato il primo prototipo del loro sistema di monitoraggio, a cui però per maggiore approfondimento si rimanda nella tesi. Come ho già anticipato, invece vi introdurrò al sistema degli electron cyclotron utilizzato per il riscaldamento del plasma e i FAT tools e alle fasi seguite per assicurare i quality and test dei PLC. Avanti. Ok, l'electron cyclotron è uno dei sistemi di riscaldamento addizionali del plasma. Il sistema primario è il riscaldamento ohmico con la corrente di plasma. Infatti il plasma, comportandosi come un conduttore elettrico, ha una resistenza e si generano quindi perdite per effetto Joule. Però man mano che il plasma si riscalda, tali perdite diventano sempre più trascurabili, dovendo arrivare a una temperatura di 150 milioni di gradi affinché la funzione possa avvenire. C'è bisogno di altri sistemi di riscaldamento e questi sfruttano fasci di particelle ad alta energia che vengono lanciate all'interno del plasma, che per corrosione rilasciano questa energia alle particelle del plasma stesso. Uno di questi è appunto l'electron cyclotron, che lancia fasci di radiazioni elettromagnetiche alla frequenza di risonanza degli elettroni, trasferendo quindi energia agli ioni del plasma. È un sistema molto ampio e complesso, costituito da 24 girotroni, che sono appunto i sistemi che vanno a generare il fascio di radiazioni, 12 power supply ad alto voltaggio, una per ogni due girotroni, le linee di trasmissione e i sistemi per il lancio del fascio all'interno del reattore, e ovviamente il sistema di controllo centrale, l'SPC, l'Electron Cyclotron Plant Controller. Tutti questi componenti avranno poi dei sottosistemi locali di controllo di TSU, System Control Unit. C'è però da aggiungere che sia SU sia questi componenti non arriveranno da un unico fornitore, ma sono procurati dalle diverse agenzie degli stati membri che cooperano ad ITER. Quindi ci sarà Fusion for Energy, che si occuperà dei componenti prodotti in Europa, e ne arriveranno altri dagli Stati Uniti, India, Giappone, Russia. Avanti. Quindi ciò che ITER ha specificato e quale debba essere l'interfaccia tra il sistema di controllo centrale e sottosistemi di controllo SU. Con i FAT tools si va proprio a simulare il comportamento del controllore centrale e si esercita l'interfaccia verso l'SU. Durante il mio lavoro mi sono concentrata in particolare sullo slow controller dell'SPC, un PLC. Ovviamente un PLC che in generale ha un tempo di ciclo intorno a 20-30 millisecondi non è adeguato per generare e controllare il fascio, compito che invece è affidato a un fast controller più performante, però quest'ultimo, non essendo dotato di interfaccia Profinet, non può comunicare direttamente con i PLC dell'SU sottostanti, ma si affida allo slow controller, a cui è affidato il compito della slow preparation del sistema, quindi portare tutti i componenti, tutti i sistemi alla giusta configurazione affinché poi il fast controller possa prendere effettivamente il controllo e quindi produrre il fascio. Avanti. Durante il mio lavoro mi sono concentrata sia su sviluppare funzionalità proprie dei FAT tools, ma in particolare a trovare a stabilire una tecnica per garantire la qualità e testare il codice del PLC. Questo perché in generale nell'industria dell'automazione in campo PLC manca una tecnica comune di sviluppo software. Gli sviluppatori utilizzano le proprie funzionalità o mix di programmazioni e si generano quindi codici poco chiari, difficilmente portabili, e mancano tecniche di revisione e test del codice come il modello AB, che invece è utilizzato nella programmazione convenzionale. Si è definito quindi un processo standard per sviluppare software in modo da garantire che il codice prodotto sia chiaro, efficiente e più facilmente mantenibile. Qui sono toccati quindi tre punti dello sviluppo software: quality, unit test e integration test. Il tutto però basato sul lavoro in team, quindi non c'è più una sola persona che conosce e sviluppa il codice, ma tutte le funzionalità, tutti i funzioni e test implementati sono poi rivisti da seconde e terze parti alla luce delle regole stabilite. Avanti. Ok, per quanto riguarda la qualità, si è fatta una ricerca tra le linee guida fornite da diversi produttori di PLC e si è arrivato a un set di regole di programmazione. Queste sono state riportate in un documento, in particolare proposto alla revisione del codice, in quanto contiene una checklist per indicare se una regola è stata seguita o meno o specificare la presenza di eccezioni, ma comunque contenendo la lista delle regole di programmazione, indicazioni della programmazione stessa, può essere utilizzato anche come guida dallo sviluppatore. Avanti. Ho riportato come esempio alcune pagine di questo documento dove appunto si possono ritrovare le regole di programmazione stabilite. Avanti.
Per quanto riguarda invece gli unit test, tutte le funzioni del FAT tool sono state isolate e testate individualmente. Questa è una tecnica che in generale non viene fatta in campo PLC, ma è molto importante perché permette di trovare errori nel codice già nei primi momenti di sviluppo. Per fare ciò è stata stabilita una struttura fissa per ricostruire l'ambiente di esecuzione della funzione e per la valutazione dei risultati dei test. Come esempio ho riportato l'albero dei blocchi di programma di una delle funzioni di FAT tool testate, e qui si può riconoscere un data block che contiene quindi tutte le variabili interessate nel test, l'input e output della funzione, i risultati previsti, function il cui compito è quello di popolare queste variabili a seconda del caso di test da eseguire e poi effettuare il confronto tra gli output effettivi della funzione e quelli previsti, e una function block richiamata nel main che permette l'esecuzione di tutti i casi di test. Questa struttura quindi si può ritrovare, è stata utilizzata per tutte le funzioni di fatto testate. Avanti. Per quanto riguarda invece i test di integrazione, si è effettuata la simulazione dell'interazione tra il PLC del sistema di controllo centrale dell'SIPC e due SIU. Per fare ciò, i PLC rappresentanti del SIU sono stati quindi fisicamente connessi al PLC dell'SIPC e configurati come I/O device. Ciò vuol dire che essi lavorano come dispositivi remoti per il controllore master e li comunicano tramite interfaccia Profinet. La comunicazione tra questi controllori avviene tramite lo scambio di pacchetti con una struttura stabilita, quindi si conoscono i campi del header, come costruire il payload, per cui i pacchetti sono stati ricostruiti lato SIPC e poi inviati all'SU. Lato SU invece è stato poi implementato un codice che simulasse il comportamento di questi componenti alla ricezione di comandi dal controllo centrale e permettesse di inviare poi pacchetti di risposta. Avanti. Questo lavoro di tesi, in particolare la traineeship per Future of Energy, ha permesso di entrare in contatto, di avere familiarità con un sistema complesso come quello degli Electron Cyclotron e di approfondire la conoscenza sui PLC e TIA Portal, software utilizzato per lo sviluppo del codice. Ovviamente il progetto in TIA Portal comunque lascia spazio a diversi sviluppi futuri, si sta già lavorando a un API verso TIA Portal per effettuare l'import e l'export di file, questo potrebbe aiutare per esempio nell'automatizzazione degli unit test, non dovendo andare a popolare le variabili di volta in volta, ma semplicemente importare un file in cui le variabili sono state definite a seconda del caso di test da eseguire. E infine il lavoro sulle diagnostiche magnetiche ha permesso un approccio pratico al mondo Kodak ed EPIX e a Control System Studio, che è il software che è stato utilizzato appunto per la realizzazione dell'interfaccia verso le diagnostiche. E vi ringrazio per il vostro tempo, grazie per l'attenzione. Muto anche io, grazie. Ci sono domande? Magari mantengo la presentazione. Da parte della commissione, curiosità? Ok, se non ci sono domande, la ringrazio di nuovo. Scusi ancora per... No, figurati, diciamo, problemi tecnici li abbiamo risolti, fortunatamente siamo ingegneri e tra poco lo sarete anche voi. Prossimo candidato, e poi prometto che è l'ultimo, nel senso di cui io sono relatore, è Roberta Morelli, che adesso ci presenterà sostanzialmente un'altra faccia, un altro lato della medaglia del lavoro presentato dalla collega Amato sul appunto controllo in ambito siderurgico, in particolare la parte appunto più realizzativa dell'extremum seeking. Salve a tutti, buongiorno. Buongiorno, quindi cedo a lei lo schermo. Riesci a vedere? Riesci a vedermi? Sì. Si vede, sì. Si vede con un po' di ritardo anche nel suo caso, speriamo che questa cosa, l'animazione è ancora incantata sulla prima slide. Vabbè, inizio a parlare allora. Vediamo se si riesce, altrimenti poi facciamo come nel caso della sua collega. Prego. Ok. Il seguente elaborato di tesi tratta il miglioramento delle performance del controllo di colata continua di un'acciaieria mediante l'utilizzo della tecnica extremum seeing. La presentazione è articolata nel seguente modo, ovvero verranno dapprima presentati gli obiettivi di questo lavoro, gli obiettivi principali, successivamente si passerà alla descrizione delle due tipologie di controllo adoperate nell'implementazione con un breve cenno sul processo.
Successivamente verrà descritta la tecnica di tuning utilizzata per calibrare i due controllori, che è appunto quella estreme home seeing, e in particolare l'implementazione nel controllo free stream e nel controllo input flow mediante l'utilizzo dello stop and road. I due progetti sono poi stati tradotti in ambiente step 7 e quindi illustrerò l'OB1 sia relativo al controllo free stream che a quello relativo al controllo del flusso in ingresso mediante stop and road. Infine presenterò le conclusioni alle quali sono giunti al termine di questo lavoro. L'obiettivo principale, appunto come richiamato anche dal titolo, è quello di migliorare le performance del controllo di colata continua. Successivamente quello appunto di dimostrare l'efficacia e l'efficienza della tecnica di tuning extreme home seeing, che è una tecnica, come ribadiva precedentemente la mia collega, che non si basa sulla conoscenza del modello matematico. E lo dimostrerò andando a riportare i risultati di simulazione delle risposte, della risposta del sistema. Infine, quello di permettere il testing delle due tipologie di controllo anche su PLC reali, ed è per questo motivo che è stata effettuata la traduzione in linguaggio ladder dei due progetti in ambiente Step 7. Questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con l'azienda 3M Group e Daniele Automation. Il processo al quale faccio riferimento è quello illustrato precedentemente, quindi siamo all'interno di una lingottiera, quindi l'acciaio fuso passa dal tandish, ovvero la paniera, all'interno della mold. Risulta di fondamentale importanza andare a regolare il livello della mold, perché è proprio all'interno di esso che avviene la solidificazione dello strato esterno di quello che sarà poi il prodotto, la billetta finale. E una mancata regolazione, una regolazione fatta in maniera errata, potrebbe provocare dei difetti sia superficiali del prodotto che strutturali. Le due tipologie di controllo esaminate sono in primis il controllo free stream, che va a regolare la velocità di uscita dell'acciaio all'uscita della mold, e il controllo input flow mediante stop and road, che regola invece il flusso in ingresso, dove lo stop and road è quest'asta metallica che vediamo illustrata in figura. Si vuole garantire un livello costante di acciaio all'interno della mold, questo per fare in modo che siano appunto garantite le medesime proprietà qualitative del prodotto in ogni punto della billetta, almeno per quanto concerne il controllo free stream. Un discorso a parte merita invece l'altro tipo di controllo, perché in questo caso viene adoperato il SEN, ovvero il Submerged Entry Nozzle, che è una sorta di imbuto di materiale ceramico che viene interposto tra il tandish e la mold. E quindi un livello costante di acciaio provocherebbe un'ossidazione di questo dispositivo sempre nel medesimo punto. Quindi per distribuire l'ossidazione e quindi per allungare la vita, insomma, di questo dispositivo, si predilige invece un riferimento sinusoidale, anche se il segnale sinusoidale scelto è comunque piccolo, parliamo di una sinusoide di 5 mm al minuto. La figura che apparirà adesso invece mostra appunto questo SEN, questa sorta di imbuto che viene interposto in questa parte qui. La tecnica adoperata per la taratura dei due controllori, il PA in un caso e il PD nell'altro, è quella extreme home seeking, che è appunto una tecnica che non richiede la conoscenza del modello e che fornisce in linea o in maniera iterativa i valori dei guadagni. In particolare permette il miglioramento delle performance del controllo, in quanto consente l'ottimizzazione di una funzione obiettivo opportunamente scelta. Nel nostro caso è stata scelta, insomma, come funzione di costo la deviazione standard dell'errore, e si vuole fare in modo di minimizzare questa funzione. In che modo si basa questa tecnica? In particolare la ricerca del minimo si basa sulla conoscenza del gradiente. L'informazione sul gradiente viene fornita andando a sommare all'ingresso stimato una perturbazione sinusoidale, come vediamo in figura. Per quanto riguarda la parte più implementativa, c'è da dire che bisogna andare a scegliere i seguenti parametri, dove omega è la frequenza di modulazione ed è un valore che è pari ad A per pi greco, dove A è una componente compresa tra 0 ed 1. C'è da dire che questa frequenza può essere settata in maniera differente per ognuno dei valori dei guadagni, perché non è detto che debbano variare allo stesso modo. Abbiamo poi alfa, che è l'ampiezza della perturbazione sinusoidale, e questo valore non deve essere scelto né troppo elevato né troppo piccolo perché si rischia di non trovare poi il minimo, troppo elevato perché si potrebbero ottenere delle oscillazioni troppo importanti nella ricerca. Poi abbiamo gamma, che è il valore del guadagno del filtro passa basso,
Questo valore va ad influenzare la velocità di convergenza del sistema, quindi anche in questo caso non deve essere scelto né troppo elevato perché potrebbe portare il sistema all'instabilità, né troppo basso perché potrebbe fare in modo che il sistema non converga proprio. E infine abbiamo H, che è la frequenza del filtro passalto, e questo è un valore che deve essere compreso, deve assumere un valore compreso tra 0 e 1, ma comunque più basso della frequenza di modulazione. Vediamo adesso la parte più propriamente implementativa. In basso è rappresentato lo schema Simulink del sistema, mentre qui viene calcolata la funzione di costo che ho menzionato precedentemente. Questi invece sono i parametri scelti per la simulazione. Particolare attenzione va posta nella scelta di T0, che tiene conto del funzionamento del sensore, che viene modellato con una sorta di zona morta, perché quando il livello di acciaio è al di sotto di una certa quantità, il sensore non misura proprio, quindi si sceglie come istante iniziale di osservazione quello in cui il sensore comincia a misurare. Sono stati effettuati due test. Nel primo caso i guadagni sono stati settati con la tecnica trial and error e vedremo che poi saranno molto lontani da quelli ottimali, mentre nel secondo caso sono stati scelti dei guadagni comunque più vicini a quelli che poi verranno ottimizzati dall'extremum seeking. La figura illustra l'andamento del funzionale di costo ed è palese comunque il miglioramento, la minimizzazione di questa, in quanto parte da un valore compreso tra 0.08 e 0.09 e dopo un transitorio iniziale riesce comunque ad oscillare attorno al minimo, che è quello che vediamo apparire in questo momento. I valori dei guadagni ottimizzati invece sono quelli relativi all'ultima iterazione e sono illustrati in basso. Questo invece è l'andamento e in particolare il confronto tra il livello di acciaio nella lingottiera. Nel primo caso quelli in blu sono ottenuti con i guadagni iniziali, quindi non ottimizzati. Nel secondo caso invece sono ottenuti mediante i guadagni ottimizzati dall'extremum seeking. Quindi è palese il miglioramento delle performance, infatti abbiamo una diminuzione, un'attenuazione delle fluttuazioni sul livello a regime, ma anche una diminuzione della sovraelongazione e del tempo assestamento. Qua invece vediamo il livello di acciaio sottoposto a un disturbo reale che ci è stato fornito dall'azienda mediante un'acquisizione sperimentale e vediamo che a regime comunque il livello riesce a raggiungere il valore di target anche se sono presenti delle oscillazioni, ma è comunque accettabile. Questo invece mostra l'andamento della funzione di costo con il secondo test, quindi con i valori di guadagni iniziali più vicini a quelli ottimali, e vediamo che anche in questo caso il valore minimo raggiunto dalla funzione di costo è lo stesso del caso precedente. E infatti vediamo che la funzione oscilla proprio attorno a quel valore. Questo invece è l'andamento del livello nella lingottiera, vediamo che comunque riesce a raggiungere il regime in tempi brevi e permane nel regime. La stessa simulazione, la stessa implementazione è stata poi effettuata con l'altra tipologia di controllo. Prima avevamo detto che in questo caso si predilige inserire, come nella realtà, un riferimento sinusoidale. Tuttavia, a puro scopo didattico, per dimostrare l'efficacia dell'extremum seeking, è stato comunque inserito un riferimento costante. E anche in questo caso è palese la minimizzazione del funzionale di costo che parte da un valore iniziale compreso tra 0.04 e 0.042 e giunge poi al minimo che è illustrato in figura, mentre quelli in alto sono i valori dei guadagni ottimizzati all'ultima iterazione. Qua invece c'è un confronto tra il livello con i valori dei guadagni iniziali e quelli invece ottimizzati e possiamo notare una maggiore velocità nella risposta del sistema. In questo caso invece è stata implementata la risposta del sistema con riferimento sinusoidale, anche se in questo caso si è preso come istante iniziale di osservazione quello in cui il sistema raggiunge il regime, quindi l'implementazione è stata fatta a regime e vediamo che la funzione di costo oscilla attorno al minimo con un'ampiezza che è decrescente al crescere del numero delle iterazioni. Questi sono i guadagni ottimizzati. Mentre questo rappresenta l'andamento del livello che vediamo che segue il riferimento ed oscilla attorno al valore di 0.7 che è il valore appunto di target. Qua invece è stato fatto un test in cui è stato modificato un parametro del sistema, in particolare la sezione della billetta che precedentemente aveva una sezione quadrata di 180x180 mm, in questo caso invece è stata modificata e portata a 150x150 mm, a dimostrazione del fatto che questa è una tecnica general purpose e che può essere applicata anche nel caso in cui il sistema subisca una variazione.
Per permettere il testing delle due tipologie di controllo mediante dei PLC reali, i due progetti sono stati tradotti in linguaggio ladder utilizzando Step 7, in particolare facendo uso di Simatic Manager, che è l'interfaccia grafica presente. Qualsiasi progetto in questo ambiente presenta una rete MPI, che è la rete proprietaria Siemens, quindi l'unica rete alla quale è possibile collegare qualsiasi PLC che non è ancora stata configurata, una stazione Simatic, altre reti di comunicazione e infine il programma. Il programma è costituito da una serie di blocchi elementari che possiamo suddividere in due macro categorie. Distinguiamo i code blocchi. Il lavoro in simulazione, troppo, insomma, è stato così. Capisco, ed oltretutto è una cosa che ha accumulato anche altri candidati, tranne chi ha avuto la fortuna dei primi due che abbiamo sentito di aver speso il periodo all'estero prima del lockdown. Capisco, diciamo, una cosa che ha accumulato anche altri candidati, tranne chi ha avuto la fortuna non trascurabile sentito di aver speso il periodo all'estero prima del lockdown. Ci sono altre domande? Io ho provato a chiamare di nuovo, diciamo, l'invito al collega del CSI, se ci sente, di cercare di far ripartire la diretta YouTube, perché so che questa cosa manda in fibrillazione studenti. Ragazzi, diciamo, io purtroppo più che rinnovare la richiesta a collega del CSI non posso fare nulla, quindi non dipende strettamente da me. Detto questo, visto che il professor Scarpa nel frattempo si è liberato, io riprenderei secondo l'ordine ufficiale, pertanto chiamerei il signor Francesco Calvanese e prenderei appunto il cui relatore, professor, l'ordine ufficiale, pertanto chiamerei il signor Francesco Calvanese. Salve, buongiorno, condivido un attimo lo schermo. Ufficiale, pertanto chiamerei il signor Francesco Calvanese. Buongiorno, condivido un attimo lo schermo. Ufficiale, pertanto chiamerei il signor Francesco Calvanese. Si vede? Buongiorno. Sì. Ok, salve, sono Francesco Calvanese, questa è la presentazione del mio elaborato dal titolo Uso di reti neurali convoluzionali per il FISAM wrapping in ambito INSAR, svolta durante il mio periodo di tirocinio presso il centro di ricerca il DLR situato a Monaco di Baviera. In questa presentazione vedremo una breve introduzione per quanto riguarda l'ambito INSAR, poi passare all'esposizione del problema del FISAM wrapping e infine la risoluzione e l'analisi del medesimo problema tramite reti neurali all'ambito INSAR. Il FISAM wrapping è stato uno dei problemi principali per quanto riguarda l'interferometria SAR, dove appunto INSAR sta per Interferometric SAR, e sono tutte quelle applicazioni che sfruttano la differenza di fase tra due acquisizioni SAR per andare a stimare una mappa in elevazione della superficie osservata. Come possiamo vedere in questa immagine, P-con 1 e P-con 2 sono i due sistemi radar utilizzati per andare a stimare l'altezza del punto P della superficie osservata. In questa slide possiamo vedere quali sono i diversi processing da effettuare al fine di andare a stimare questa mappa in elevazione definita anche DEM, che sta per Digital Elevation Model. In particolare possiamo vedere a che punto si trova il FISAM wrapping. Si parte dalle due acquisizioni radar, che sono la SLC1 e la SLC2, dove SLC sta per Single Loop Complex. Viene effettuato un processo di coregistrazione in cui le immagini vengono riportate in un stesso sistema di riferimento. Viene calcolato l'interferometrogramma andando a calcolare la differenza di fasce sul sistema di immagini complesse. Viene effettuato il FISAM wrapping e infine abbiamo la conversione da radianti a metri e il rispettivo geocooling, in cui si passa dal sistema di riferimento radar al sistema di riferimento terrestre applicando le opportune coordinate per ottenere il DEM. Il FISAM wrapping viene gestito dalla seguente equazione, ossia C uguale Phi più 2K più greco, dove K viene definito wrap count, il FISAM interi, C è la wrap equazione, ossia C è un valore compreso tra meno π greco e Φ è la unwrapped phase a valore reale. Il problema consiste nella migliore seguente equazione per ottenere una stima della unwrapped phase più grande dalla sola conoscenza della wrapped, quindi C. Questo è un problema apposto in quanto abbiamo un'equazione con una solide della unwrapped phase e in particolare se andare a osservare il problema del FISAM wrapping bidimensionale, cioè il FISAM wrapping in ambito INSAR, vediamo un esempio monodimensionale giusto per comprendere le differenze tra unwrapped e wrapped phase. Consideriamo il sequenziale segnale complesso S uguale elevato alla G5 più greco T, dove l'unwrapped phase compresa tra è uguale a 5 più greco T e la wrapped è dal modulatore di wrapping, ossia la TAN2 della parte immaginaria sulla parte reale di S, e possiamo vedere nell'immagine che l'unwrapped è il segnale rosso e il wrapped è il segnale blu, la wrapped è il segnale rosso
adesso combatto di colpi di grazia e possiamo vedere nell'immagine che l'ambrale il problema bidimensionale non è altro che un'estensione di un ramo monodimensionale. In questo caso possiamo vedere che l'equazione è la stessa e abbiamo gli indici e gli eggi che indicano le due dimensioni. Analizziamo adesso uno dei problemi principali che si verifica nell'equazione ambrale bidimensionale, in cui ossia la presenza di residui. Consideriamo il seguente esempio, ossia la seguente graph space in cui sono stati riportati i valori, in questo caso in un range pari a 0,1. Consideriamo adesso quella che è la sommatoria delle differenze tra campagna di ascenti riportati i valori corso orario a 0,1. E possiamo vedere che in questo caso è uguale a 0. Quindi possiamo dire che non sono presenti residui. A differenza di quest'altro esempio, in cui abbiamo nel lato sinistro Q uguale a 1 e possiamo dire che è presente residuo a carica positiva, mentre nel lato destro abbiamo Q uguale a meno 1 e possiamo dire che c'è un residuo a carica negativa. Ma questo perché? Perché se osserviamo la differenza tra i campioni 0,9 e 0,1 e 0,3 e 0,9, la differenza in modulo è maggiore di mezzo ciclo, in questo caso appare a 0,5. Quindi un residuo che cos'è? Un residuo non rappresenta altro che la somma delle differenze tra i campioni adiacenti della raggia di base lungo un percorso chiuso in sensore era diverso da 0. Adesso, una volta che abbiamo individuato un residuo, è associata anche una carica, o positiva o negativa. Ma perché è importante la diversità dei residui? Perché l'assenza dei residui è una condizione necessaria e sufficiente per risolvere il medesimo problema con una semplice integrazione. Adesso andiamo a vedere come si presenta un interferogramma, che è l'immagine più a sinistra, in cui possiamo vedere i valori complici tra meno pi greco e pi greco, e le diverse usanze sintomatiche che caratterizzano. A destra, invece, sono presenti i residui di essere associati. In bianco abbiamo i residui a carica positiva, in nero i residui a carica negativa. Quindi il phase unwrapping consiste nella stima della unwrapped phase, ossia l'immagine qua a destra, dalla sola conoscenza della misura della fase interferometrica. In questo elaborato è stato stimato un metodo innovativo per quanto riguarda la risoluzione del problema del phase unwrapping mediante l'uso di reti neurali multidimensionali. In particolare è stato studiato un metodo innovativo, infatti la rete neurale dalla sola conoscenza di Tamsi va a stimare le derivate neurali, ma questa volta viene ricostruito tramite un processo di integrazione. Derivate che sulle nostre referenze sono state effettuate con i seguenti metodi. Nella parte centrale dell'immagine abbiamo utilizzato un metodo alle differenze centrali lungo il bordo, differenze in avanti e differenze in giro rispettivamente. È stata assunta la seguente ipotesi, ossia che tra due campioni adiacenti del graph campioni in entrambe le direzioni non si può sapere, non si ha una differenza in modulo maggiore di 1. Forti di questa ipotesi e degli schemi adottati, le due derivate in entrambe le direzioni possono assumere soltanto i seguenti 5 valori: 1, 0, 5, meno 0, 5, meno 1. Quindi abbiamo ricondotto il problema con un problema di classificazione in cui ad ogni pixel della graph 1, 0, 5, è associato una particolare label, in maniera da andare a stimare la componente orizzontale verticale del gradiente della graph 1. Questo è riconducibile a un problema di segmentazione delle diverse regioni del graph count, che è un problema molto semplice da risolvere nel momento in cui non è presente una componente rumorosa, ma poi possiamo vedere in questo caso quando è presente un rumore il problema diventa abbastanza complesso. Secondo l'approccio deep learning, molto fondamentale è la scelta dell'architettura della rete da utilizzare. In questo caso è stata scelta un riadattamento della tipica struttura definita UNET per la sua struttura ADU, dove il lato sinistro viene definito lato di encoder e il lato definito la tipica encoder. La parte di encoder è la costruzione di layer convolutazionali, in cui viene effettuata la convoluzione tra il rispettivo input e un filtro da valori addestrabili. La parte di in questo caso sono utilizzato un 3x3, poi abbiamo una funzione di attivazione REM che annulla i valori negativi e un filtro da valori addestrabili. Un layer convoluzionale con stride, in cui lo stride non indica altro che lo shift spaziale in entrambe le direzioni per effettuare il downsampling. La parte di decoder invece è praticamente speculare rispetto alla parte di encoder, è sempre data da questa successione di layer convoluzionali e funzioni di attivazione, e in più sono presenti degli upsampling. Cosa possiamo vedere? Che nell'ultimo layer sono presenti 5 mappe di attivazione, tante quante sono il numero di classi, che grazie alla funzione di attivazione softmax, che prende l'ingresso in un vettore K dimensionale a soli valori reali e dà un'uscita in un vettore K dimensionale a valori compresi tra 0 e 1, tale che la loro somma sia pari a 1, mi dà in uscita le probabilità di appartenenza a ciascuna classe per ciascun pixel dell'immagine di ingresso. Altro aspetto importante da analizzare è la generazione della rete di addestramento. In questo
laboratorio sono stati scelti dei dati delle due missioni SRTM e TandemX della Saritis, dove i primi sono dati simulati secondo i dati reali. Poiché i primi sono dati simulati SRTM e abbiamo visto questo è un caso abbastanza rilevante, è stato introdotto del rumore INSAR simulato. Questo rumore dipende dall'ampiezza della coerenza interferometrica, dove la coerenza interferometrica è il coefficiente di correlazione tra le due immagini complesse utilizzate per generare l'interferogramma. Quindi a partire dalla unwrapped phase, dove la coerenza interferometrica è stata aggiunta in maniera additiva la componente rumorosa delta per generare la unwrapped phase rumorosa, la wrapped è calcolata mediante l'operatore di wrapping. Quindi il nostro dato è stato composto in minor quantità da dati senza rumore, poi abbiamo dati rumorosi generati con ampiezza e coerenza costante con la coerenza che varia randomicamente nell'intervallo 0,65-0,93. Abbiamo ampiezza e coerenza per rumore con ampiezza e coerenza costante, ma questa volta delta è calcolata a valle di una stima massima per somiglianza. E infine, dopo abbiamo ampiezza e coerenza variabili, i TandemX sono utilizzati su dati SRTM, dove qui possiamo vedere la coerenza interferometrica e l'ampiezza. E infine abbiamo una probabilità di reali TandemX. Altro aspetto da andare a minimizzare è la coerenza interferometrica e l'ampiezza. La funzione di loss rappresenta la funzione andare a minimizzare per ottenere un risultato coerente e accurato. In questo dato è data dalla somma di tre contributi. E abbiamo in ordine la cross-entropy, che è legata alla verosimiglianza e probabilità è legata alla somiglianza logaritmica ed essa si annulla quando la probabilità di appartenenza alla classe corretta è pari a 0. Poi abbiamo la L1 in cui si va a minimizzare la norma L1 tra la predizione y cappello e la rete classe corretta y e la distanza di Jackson che è un indice di dissimilarità tra la reference e la predizione y cappello. Una volta ottenute le due derivate è necessario comunque integrarle a fine di ottenere il proprio campo. Questo metodo è stato effettuato nel seguente modo, considerato F l'immagine vettorizzata di cui si vogliono calcolare le derivate, quindi in questo caso il graph gamma, e G il vettore contenente le derivate, quindi le nostre due predizioni, è definita la matrice sparsa contenente i coefficienti di derivazione, e si vuole invertire la seguente equazione A F uguale G per ottenere F, è definita la matrice. In questo caso è stata utilizzata la funzione inversa di A in quanto è una radice quadrata. Si vuole invertire la seconda. Un'altra cosa che possiamo dire è che A non è una radice di rango pieno colonna, questo testimoniante del fatto che il risultato varia a seconda della costanza di integrazione. Quindi per trovare un risultato affidabile è stata esclusa una delle colonne di A, sono state calcolate su fare incognito eccetto una e la restante data dalla costanza di integrazione, che è zero. Inoltre è stato effettuato un processo di approssimazione all'interno del fucino proprio perché il proprio campo richiede solo valore intero. Andiamo a vedere adesso alcuni test che sono stati effettuati per validare praticamente il nostro metodo. Un primo test è stato effettuato su dati simulati per verificare la robustezza del rumore, infatti sono stato considerato un'immagine di test dei dati SRTM ed è stato introdotto del rumore con la coerenza che varia nel range 0,65-0,95 con un basso pari a 0,1. Avendo così quattro immagini di test, gli algoritmi di confronto sono quelli rappresentanti dello studio dell'arte del phase unwrapping, in particolare SNAP, ossia l'ultimo è il nostro vero competitor. Gli algoritmi di confronto sono quelli rappresentanti, vengono mostrate diverse immagini senza rumore. Adesso andiamo a vedere quali sono le altre immagini con i diversi rumori generati. Vengono mostrate diverse immagini senza rumore. Adesso andiamo a vedere quali sono le altre immagini al con i diversi rumori generati. Vengono mostrate diverse immagini. Sì, adesso si sente. Ok, abbiamo praticamente le diverse questa immagine che è generata con un livello di coerenza, con il rumore generato con un livello di coerenza pari a 0,65. Poi abbiamo praticamente le diverse abbiamo quella 0,75, 0,85 e 0,95. Qui viene mostrata la predizione soltanto nel caso peggiore. Abbiamo quella 0,75, 0,85 e 0,95. Sto notando. Predizione soltanto nel caso peggiore. Ok. Non ci dovrebbero essere problemi. Qui viene mostrato, vengono mostrate le predizioni praticamente soltanto nel caso peggiore, ossia quando la coerenza è pari a 0,65. A sinistra abbiamo le predizioni dei diversi metodi, a destra l'immagine di errore calcolata per la differenza tra la coerenza e la nostra predizione. Abbiamo in sinistra abbiamo un metodo con la CNN, Goldstein, minimi quadrati, Puma e Snafu. Già da un punto di vista visivo possiamo vedere che analizzando l'immagine di errore il metodo con la CNN permette di avere il risultato migliore rispetto agli altri, ma viene testimoniato anche dal seguente grafico in cui viene mostrato l'andamento dell'RMSE in funzione dei diversi livelli di coerenza adottati. Possiamo vedere che quando la coerenza è bassa, quando è pari a 0,65,
l'RMS è il metodo dell'insieme che permette di avere un risultato migliore rispetto agli altri, man mano che la coerenza tende ad assumere il suo valore massimo, comunque l'RMS è nei diversi metodi tende ad assumere un valore molto simile, valori molto simili tra loro. Ma questo perché? Perché all'aumentare della coerenza diminuisce la componente rumorosa nel programma. Adesso vediamo l'ulteriore test che è stato effettuato su dati reali. Gli algoritmi di confronto sono sempre gli stessi e qui possiamo vedere la wrapped quiz messa in input dall'input alla rete e la rispettiva ground truth. Gli algoritmi di confronto le predizioni in questo caso vengono mostrate nello stesso ordine precedente in cui abbiamo il metodo con la CNN, Goldstein, minimi quadrati, Puma e Semantics. Anche in questo caso il metodo con la CNN permette di avere un risultato migliore rispetto agli altri, confermato anche dai valori dell'RMS anche in questo caso diversi metodi in cui abbiamo 0,23 0,24 con un confronto di 0,50 e 51 di Puma e Snuffle. Infine, per migliorare ulteriormente le performance è stata proposta una modifica architetturale in cui è stato introdotto un ulteriore input, in questo caso la coerenza interferometrica. Andiamo a vedere come cambiano le performance. Possiamo vedere che il metodo con la CNN che fa uso della coerenza interferometrica soltanto dall'analisi dell'immagine di errore permette di avere un errore più basso rispetto quella sulla CNN che fa uso soltanto della misura della fase interferometrica, testimoniato anche dall'RMS in cui abbiamo un netto miglioramento, abbiamo una 0.096 della fase 1.0.24. In conclusione possiamo dire che la phase unwrapping è stato uno dei problemi principali per quanto riguarda l'interferometria radar. In questo elaborato è stato sviluppato un metodo innovativo secondo un approccio di learning che ha permesso di avere risultati più accurati rispetto agli altri algoritmi che rappresentano lo stato dell'acqua. Oltretutto possiamo dire che l'utilizzo di un'ulteriore feature, in questo caso la coerenza con le informazioni di rumore, ha permesso di migliorare questo metodo si potrebbe pensare di ampliare il dataset, ma comunque di ampliarlo in maniera coerente, perché non basta soltanto aumentare il numero di campioni, ma comunque bisogna avere delle referenze affidate e soltanto dei campioni che mi permettano di generalizzare il problema. Inoltre, per un possibile sviluppo futuro, si potrebbe pensare di risolvere il problema praticamente rilassando il vincolo introdotto inizialmente, anche se l'ipotesi considerata pensare di la maggior parte dei casi ISAR, però comunque ci possono essere dei casi in cui non viene rispettato il vincolo. Grazie per l'attenzione. È evidente da quello che ha presentato un vantaggio nell'adottare la tecnica che lei ha implementato, fosse studiato basata su sull'addestramento dei reti neurali. Però benché non sia un esperto nell'ambito applicativo, mi viene un dubbio, ci deve essere l'addestramento dei reti neurali. Però visto che le altre tecniche che sono quelle che rappresentavano lo stato dell'arte, immagino si basino una sorta di modello, no? Siano un po' più model based rispetto alle altre data driven. Quanto tempo ci vuole per addestrare? Che tipo di data, un po' più model based, deve essere utilizzato per ottenere i risultati che lei ci ha mostrato? Nel senso, ci sono solo vantaggi? Quanto tempo ci vuole? Perché tanto per effettivamente sembra essere qualcosa di importante, da qualche parte ci sono solo vantaggi? E lei riesce a ottenere i risultati a qualcosa di importante? Ovviamente, secondo appunto tutti gli approcci per deep learning, bisogna avere comunque un dataset che il numero di campioni utilizzati per addestrare la rete neurale ovviamente dipende anche dalla profondità della rete e quindi dai parametri addestrati. In questo caso, per questo elaborato, gli interferogrammi sono facilmente ricavabili. In questi centri di ricerca quindi non hanno problemi a svilupparli. La creazione delle reference comunque è abbastanza una volta capito il concetto e come comunque andare a risolvere il problema sono abbastanza semplici da ricavare. Ovviamente bisogna comunque lavorarci un po'. Per quanto riguarda il numero di
ovviamente di sample bisogna immagini utilizzate, sono state circa, lavorate circa 70.000 immagini per addestrare la rete. Quindi alla fine, siccome anche una piccola differenza, quindi, in questo caso mi permette di avere un demo molto più accurato rispetto agli altri metodi. Io direi che comunque questo metodo ha abbastanza molti più vantaggi rispetto a quelli di Model Beast cui sono stati competitor. Comunque questo metodo abbastanza molti vantaggi rispetto a vorranno anche ore o giorni per addestrare la rete, magari usato sempre molto ampio, però una volta addestrata, cioè stesso che poi giocare, se arriva qualcosa che non era ore o giorni per addestrare la rete, magari usato sempre molto ampio, però una volta addestrata, cioè stesso che poi giocare, sono dei buoni interpolatori, ma a volte estrapolano un poco male, come dire, se lei presenta una situazione, uno scenario, a volte me la termine poco tecnico, però uno scenario che sta completamente fuori, come dire, se lei presenta che ha usato per la sessione, a volte avere difficoltà nell'estrapolare, però e anche questo è un caso di addestramento. Quindi se si hanno abbastanza campioni, come posso dire, se si ha una scena di montagne rocciose e non so, a destra su una scena abbastanza piatta e gli do una scena con catene montuose, ovviamente la rete va in difficoltà. Ma se io riesco a generalizzare sul data, se mi danno abbastanza campioni, la tecnica comunque andrà bene. Ma se io riesco a generalizzare sul data, se mi danno abbastanza campioni, la tecnica comunque andrà bene. Allora siamo, pare che la diretta sia ripartita, anche se qualcuno dice che ci siamo, la tecnica comunque sono un po' di problemi tecnici, senza un eco, però se non altro alla fine della seduta siamo di nuovo in diretta. Chiamo a questo punto l'ultima candidata di problemi tecnici, che è Federica Casoria, cui relatore della seduta siamo di nuovo in diretta. Chiamo a questo prima candidata di ordine, cioè Federica Casoria, pure relatore. Vedete lo schermo? Presentazione? Sì. Allora, buongiorno, sono Federica Casoria. Ho svolto il mio lavoro di tirocinio e tesi presso il Centro Sciuratica d'Arash in Francia, commissariato per l'energia atomica alternativa. Sullo studio e la simulazione di procedure per la manutenzione terremoto di una delle diagnostiche di ITER in ambiente virtuale. Dopo aver dato una breve panoramica sullo studio della simulazione, vi parlerò dei motivi per i quali è necessario predisporre gli impianti nucleari per la manutenzione da remoto, soprattutto in ITER, e vi dirò la diagnostica sulla quale ho focalizzato la mia attenzione, la wedding nucleare e le simulazioni in realtà virtuale fatte da alcuni componenti di questa diagnostica e le conclusioni a cui queste simulazioni hanno portato. Come sappiamo, in realtà ci sarà una richiesta di energia sostenibile a base di indicatori molto elevata, per cui la fusione nucleare sembra, come sappiamo, se ne venga a costruire una richiesta tra le reazioni di fusione, tra la fusione più promettenti c'è quella tra deuterio e tizio, in cui deuterio e tizio si fondono ad elevate temperature formando un atomo di elio, un neutrone e tra deuterio e tizio producendo quindi un'elevata si fondono ad elevate. Sono stati fatti diversi studi per poter sfruttare l'energia da fusione. Tra i principali, tra le producenti noi abbiamo oggetti ITER si pone come obiettivo quello di ottenere un fattore di guadagno superiore, pari o superiore a 10, ovvero 50 MW di potenza iniettata produrre un'energia termica pari a 500 MW. I dati ottenuti da ITER permetteranno di poter costruire DEMO, ovvero Demonstration Power Plant, che sarà il primo impianto che permetterà di utilizzare l'energia da DEMO per poter produrre elettricità commerciale. ITER quindi sarà il primo dispositivo a produrre un netto successo di fusione di energia e a mantenere la periodo di tempo. Inoltre permetterà anche di testare le tecnologie materiali per la fusione di energia in maniera commerciale e basata sulla fusione. Inoltre permetterà
i componenti a causa della relazione tra le due organizzazioni e dati, è necessario fare molte delle operazioni su questi componenti in maniera da remoto, quindi attraverso tecnologie di remote healing. Esperienze del passato, quali JET e JTX Tuesday, ci danno le basi con le quali possiamo cominciare a preparare l'iter per essere compatibile con il remote healing. In basso a sinistra possiamo vedere un servomanipolatore a due bracci che è il metodo che viene utilizzato per le operazioni all'interno di remote healing. All'interno possiamo vedere è un manipolatore in realtà e che è il vero fino a che viene utilizzato per le operazioni all'interno di remote healing. Invece, come vediamo a destra, viene utilizzato il sistema di remote in cui i binari sono installati sul pavimento di come vediamo i componenti per il remote healing vengono classificati in base al tipo di manutenzione e di sostituzione di cui hanno bisogno. È molto importante però preparare adeguatamente l'impianto in maniera tale da essere compatibili con le classi di cui hanno in maniera tale da poter molto impiegare la flessibilità preparare e la fattibilità delle opere di impianto in maniera tale da essere l'iter remote maintenance system quindi richiede al vacuum è molto impiegare per quei componenti all'interno del vessel come ad esempio il blanket module di reattore alla neutral beam cell e l'OT cell una piena capacità di remote healing. Quelle che vediamo in questa immagine sono alcune delle attrezzature che vengono utilizzate all'interno dell'OT cell per effettuare il remote healing. La maggior parte quelle che vediamo dell'equipment che si trova nel vessel è pensato come delle plug intercambiabili. Quelle superiori sono definite upper port plug e quelle a livello equatoriale si trovano nel port plug. Dato che la diagnostica di cui mi sono occupata il wide angle viewer si trova in quattro delle porte equatoriali, vediamo come è fatta una generic quadro al port plug. Ha una struttura modulare in cui ci sono tre cosiddetti cassetti diagnostici di modulo che sono estraibili da questo plug. Ogni diagnostico di modulo aggiungono tre cosiddetti anche se i diagnostici per la manutenzione che sono estraibili le operazioni da remoto non vengono fatte in loco ma tramite un cask system le quadro al port plug viene trasferita nell'OTSEL facility in cui avvengono le operazioni e prima di poter essere reinstallata deve passare per la porta plug test facility che è quella che vediamo nella slide in basso il wide angle prima di poter anche detto WAPS è quindi una delle diagnostiche chiave di terra in quanto è dedito alla protezione della macchina andando a controllare la temperatura monitorare la temperatura una delle componenti chiave nelle sue linee di vista per avere quindi una visione completa del tokamak e anche delle aree la diagnostica ha 15 linee per avere che si trovano in quattro porte quadrate la 3, la 9 e la 12 e la 17 i miei studi sono stati fatti sulla wide angle viewing system nelle quadro al port plug numero 12 che come possiamo vedere ha esattamente la stessa struttura della generic quadro al port plug cambiano i diagnostici shield module per le varie porte plug dato che sono componenti di port plug come abbiamo visto nella tabella precedente per le varie sono classificati come remote healing platform 2 per cui ci si aspetta che debbano essere come minimo 3 volte in 20 anni che è la vita operativa di Uber ogni line of sight ogni linea di volta è costituita da delle first mirror unit e dalle dog leg unit le first mirror unit sono 3 così come le dog leg unit in quanto abbiamo 3 unità quella tangenziale destra si dà le diverture le first mirror unit sono quelle più vicine al plasma come le sono anche quelle più quantiche mentre le dog leg unit sono queste qui che vediamo nel centro dell'immagine e poi abbiamo le chaffa sono quelle la diagnostica come le sono anche questo fascio che vediamo che vediamo nel centro dell'immagine gli studi che io ho fatto sono sulla first mirror unit e la tangenziale destra ma la metodologia può essere estesa anche alle altre che io ho abbiamo detto quindi che la first mirror unit è la più critica in quanto quella è critica in quanto è molto la più vicina al plasma e la sua funzione è quella di raccogliere e trasmettere fotoni dal percorso ottimo globale dal toro fino ai rilevatori nella macchina è costituita da due specchi questi qui indicati con le frecce in arancione che sono fissi e da uno shutter cerchiato in verde che fornisce di gas attraverso questo tubo rosa la first mirror unit e inoltre permette anche di proteggere il mirror andando a tagliare il percorso ottico le simulazioni fatte
sulle componenti del box sono state fatte quindi sulla first mirror unit e il diagnostic shield module, in particolare quello di andare a rimuovere la foto sul componente e di andare e di inserirne una nuova. Per poter fare queste nuove operazioni, che sono poi simulate in realtà virtuale come vedremo tra poco, è necessario andare a studiare anche i metodi e gli strumenti per poter tagliare e saldare tra first mirror unit e diagnostic shield module. È necessario queste operazioni non possono essere simulate in realtà virtuale, vedremo successivamente come è possibile testarle, ma sono stati studiati gli strumenti e processi con cui farle. Per il taglio dei tubi si può utilizzare un processo di tubo con uno strumento come quello che vediamo nell'immagine a sinistra, che viene detto horseshoe tool. Un altro strumento che potrebbe anche essere utilizzato è il clamshell, uno strumento come quello che vediamo nell'immagine ancora che viene detto horseshoe tool. Un altro questi strumenti. Mentre per quanto riguarda la saldatura viene utilizzato un documento come quello che vediamo a sinistra, che è una testa orbitale, quindi un orbital weld, quello che utilizza un metro chiamato tungsten inert gas per poter fare la saldatura. La saldatura seguirà poi quindi un orbital weld per verificarne la correttezza. In realtà virtuale invece è stato possibile simulare le operazioni di rimozione e inserimento della first mirror unit del diagnostic shield module. La parte più critica era quella di andare a inserire una nuova first mirror unit del diagnostic shield module, in quanto bisognava verificare che i componenti non ci rompessero, quindi durante l'estrazione non la vedevo simulata, in quanto bisognava nel laboratorio dell'IRFM al suo ambito c'erano a disposizione un VR a testo, un space mouse e un haptic arm utilizzando un software Unity per la realtà virtuale. Durante le simulazioni è stato utilizzato, così che vediamo qui nell'immagine a destra, un braccio attico utilizzando Unity. Il braccio attico è stato simulato, intanto vediamo questo modello CAD di questo manipolatore che vediamo a sinistra. In realtà questo modello è quello del mascot che viene utilizzato in Jet, ma durante le simulazioni solo uno dei due bracci è stato simulato, solo il funzionamento di uno dei due bracci, in quanto l'altro viene utilizzato unicamente per andare in soccorso, ma durante il momento caso in cui ci sia un fallimento. Questa che vediamo in quanto definito remote handling, ovvero si viene installato sopra la forza di unit da un corroponte in alto nella observer facility, scende una catena che si aggancia in top da lifting eye che viene cerchiato in rosso, che è quello che mantiene effettivamente poi il peso della forza di unit, mentre questo manipolatore si aggancia a questo manipolator per poter guidare la forza che mantiene effettivamente poi il peso della forza. Quindi sono state fatte diverse configurazioni dell'alloggiamento nel diagnostic shield module per poter inserire la forza. Quindi sono state fatte le configurazioni differivano in termini di clearance e di slashing. In particolare le prime simulazioni sono state fatte andando a prendere come esempio la stessa geometria utilizzata per il remote handling nel hot dog leg unit left tangente ad esempio. Queste simulazioni in realtà hanno portato a diversi risultati, per cui sono state fatte ulteriori geometrie. Ed è stato cruciale anche considerare questa spina di centraggio ricerchiata in giallo, che deve essere la prima a essere inserita nel diagnostico shield module, per poi poter aggiustare questa spina di centraggio ricerchiata in giallo. Sono stati quindi fatti in totale 11 esperimenti, quello che vediamo in shield module, per poi esperimento numero 6, che è il risultato quello che sono stati quindi fatti, in quanto in tutti gli esperimenti c'erano delle difficoltà nell'inserimento della forza mirror unit, ma in questo caso è stato più semplice poderla inserire, ovvero i tubi buttavano un numero di volte minore, ed è stato più semplice anche inserire quella spina di centraggio, mentre le simulazioni hanno poi dimostrato che tutti i video minuati non erano promettenti. In quest'altro video vediamo in realtà un'ulteriore configurazione. Questa configurazione nasce dopo aver fatto questi 11 test precedenti, in quanto è stato capito quanti smussi in che posizione metterli, quanto doveva essere la clearance tra forza mirror unit e diagnostic shield module. Quindi sono state scritte delle regole preliminari che hanno portato a effettuare un'ulteriore simulazione. Ma come vediamo da queste frecce rotte, ci sono molti clash tra la forza mirror
milionari che hanno il diagnostico individuale. Quindi ci rendiamo conto che, ma come evidente, il risultato addirittura sono molte del test tra quello che abbiamo visto nel video precedente. Questa simulazione quindi ci ha portato a dare dei risultati che abbiamo visto, per cui bisogna sicuramente andare ad allargare sia nel lato destro che sinistro l'alloggiamento e andarlo anche a smussare per facilitare bisogna della forza migliore unit, andare anche ad allargare lo slot fatto appositamente per il tubo rosa con questa particolare configurazione. Dovranno anche essere presi in considerazione i calcoli fatti su deformazione e torsione dei tubi, su deformazione e torsione dei tubi, per cui la manutenzione da remoto ci siamo resi conto che è veramente cruciale negli impianti nucleari e che deve essere portata a termine prima in simulazione, in simulazione in realtà virtuale, in quale in questo modo non abbiamo bisogno di un prototipo fisico per poter testare le operazioni. Successivamente attraverso i capi fisici invece sarà possibile andare a testare e validare i risultati ottenuti in realtà virtuale e sarà possibile anche testare le operazioni di taglio standard e validare che non è stato invece possibile simulare in realtà virtuale. Le simulazioni, quindi i video che abbiamo ottenuto, ci hanno fatto anche capire che non è stato effettivamente aiutato la forza di riunione, in particolare le simulazioni in cui erano presenti hanno reso più facile, più agevole inserire la forza di riunione rispetto alle configurazioni in cui non le avevamo. È necessario anche disporre delle telecamere all'interno del Hotel Facility per verificare la correttezza delle operazioni ma la disposizione e il numero di telecamere dipende dalla configurazione dell'ottenuta delle operazioni. Inoltre è quindi possibile pensare a delle protezioni come ad esempio degli scudi di metallo travertitali amovibili agganciati alla forza. Inoltre è quindi tale da poter pensare a delle protezioni come ad esempio degli scudi di metallo da poter proteggere durante l'inserimento della forza migliore di metallo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Sono domande? Richieste di chiarimento? Grazie per l'attenzione. Io ho solo una curiosità. Appunto, nel laboratorio dove lei ha svolto questa attività è comunque hanno tra i loro progetti futuri quelli comunque di costruire dei mock-up fisici? Non nel laboratorio dove sono io, però sì, al CIOA hanno uno spazio apposito dove fare i mock-up quelli comunque di costruire dei mock-up. Ricordo che al GET appunto c'è di fatto c'è un ottante, c'è un pezzo di tokamak in più, c'è tinto chiaramente che non sta nel tokamak, viene utilizzato proprio per esercitare e provare le varie tecniche di rante, c'è un pezzo di tokamak in più. Sì, ma in effetti già sono stati fatti per altre portate, per altri componenti di questi mock-up fisici all'interno del CIOA, non all'interno delle RFM in realtà. Sì, ma altro già sono stati fatti, però sì, quindi è in progetto poi di farli non appena possibile. All'interno del CIOA, che era una curiosità. Ci sono altre domande? Un altro già sono stati fatti, però sì, è in progetto di farli non appena all'interno del CIOA, che era una curiosità. Ci sono altre domande? Grazie anche per la bella presentazione. Questa attività di realtà virtuale è fondamentale, forse è obbligato di dirlo, anche nella fase di training, questa attività di control room sono fondamentali sia in una facility di training che poi nella facility reale. Control room sono è un lavoro importante poi anche per addestrare operatori che poi dovranno realizzare questo, operatori specializzati magari anche per okay. No vabbè, ma questo era grazie della precisazione, era chiaro, mi avete chiesto dei mock-up per poi però riuscire a validare quello che si è visto in simulazione su un mock-up reale, cioè no, vabbè, degli utili, degli alloggiamenti, per il training sicuramente chiesto che dicevi. Va bene, se non ci sono altre domande, curiosità, allora per i candidati, adesso abbandoneremo questo team, ci riuniremo in un team privato per finalizzare i lavori della commissione e abbandoneremo 5-10 minuti, ci rivedremo qui, quindi aspettateci, dopodiché ci sarà la proclamazione, prima la proclamazione e poi vi ricordo procederemo alla
la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa della BAC. Ok, allora tra poco la verbalizzazione che però avverrà non in diretta in rispetto sostanzialmente della normativa. Vai. Vai. Vai.
Eccoci. Allora, pregherei tutti i candidati adesso di accendere la loro telecamera, visto che ci sono, se non se ne sono scappati. Benissimo. Allora, questa commissione ha concluso i suoi lavori. Fatemi solo controllare, visto che siamo di nuovo in diretta. Questa commissione ha concluso allora, chiaramente, prima della proclamazione che avverrà appunto remotamente questa volta, saremo noi stessi adesso a proclamarvi durante questa connessione da remoto, fatemi spendere due parole, no? Innanzitutto i complimenti a tutti stessi adesso a proclamarvi, la commissione è rimasta colpita in maniera positiva dai lavori presentati da tutti quanti, e oltretutto i lavori che avete presentato in qualche maniera rappresentano sono indicativi di quello che secondo me sarà un asso nella manica che state trattenendo nel mondo del lavoro, che la i lavori che avete presentato nel corso di questa seduta abbiamo visto un po' di tutti, visto da varie problematiche legate sia manipolatori che abbiamo visto un po' di agenti volanti e così via, varie applicazioni in ambito della funzione, una cosa esotica, ma applicazioni legate più al controllo del plasma piuttosto che alla parte industriale, piuttosto che alla parte di progettazione e realizzazione meccanica e realizzazione di sistemi di remote sensing, comunque applicazioni di robot, applicazioni industriali, progettazione e realizzazione di sistemi di remote sensing, anche applicazioni di sistemi di ambito delle telecomunicazioni, quindi come dire, uno spettro molto ampio di competenze che sono quelle che avete capito anche durante il corso di studio, ormai avete capito che avete fatto una scelta, molti di voi hanno già capito perché so che c'è chi di voi già lavora, chi ha già dei contatti e andrà a lavorare in Italia, avete capito che avete fatto il periodo che non è dei migliori da un certo punto di vista, no? Questo periodo di lockdown, nonostante riuscite comunque con successo a trovare una collocazione nel mondo del lavoro, che è una collocazione diversamente anche di altro profilo. Quindi, come dire, i lavori che avete presentato, le notizie che già vi giungono, non fanno che ribadire quello che noi già sappiamo in qualche maniera. Quindi avete fatto una buona scelta. I lavori che avete fatto, che questa corso di laurea non fanno che ridare, lasciatemelo dire, nel nostro dipartimento sono in qualche maniera garanzia di questa corso di laurea sicura collocazione nel mondo del lavoro attualmente nel dipartimento, e quindi diciamo in qualche maniera il rinnovo i complimenti da parte di tutta la corso di laurea. Detto questo, stiamo alla voce della programmazione, e quindi vi ricordo che subito dopo dovrete rimanere collegati. Detto questo, procedere alla verbalizzazione, che è l'unico formale che subito dopo, quindi detto questo, collegati, detto questo, oltretutto procedere alla verbalizzazione, siete in qualche maniera siete tra gli studenti che avrete avete difeso la vostra tesi da remoto, senza dire, lasciatemi dire che sinceramente penso che questo ha un po' tutti anche il pensiero mio e quello dei miei colleghi, noi non vediamo loro in qualche maniera di tornare in aula, comunque insegnare in aula il pensiero mio dal vivo, i nostri studenti dobbiamo guardare negli occhi anche partecipare dal vivo in aula avvenimenti come le sedute di laurea, sono sicuramente guardare negli occhi, non sono rimpiazzabili queste cose, non sono dall'equivalente di laurea remoto, sono sicuramente pensiero, spero, penso che quello di accomuna quello dei miei colleghi. Detto questo, però, da un lato si piace il nostro ateneo compie gli anni, oggi in particolare detto questo, però, 796 anni, quindi potrete dire di esservi laureati nel nostro ateneo compie gli anni. Ok, detto questo, passiamo alla proclamazione, quindi in virtù dei poteri conferiti al magnifico rettore dell'Università di Napoli Federico II, a me delegati, proclamo dottori magistrali, passiamo alla proclamazione, in virtù dei poteri conferiti al magnifico De Falco Antonio con voti 106 su 100 delegati, Dubbioso Sara voti 110 e lotto, Simona Amato con voti 110 e lotto, Roberta Morelli con voti 110 e lotto, Salvatore Marcellini con voti 110 e lotto, Francesco Calvanese con voti 110 e lotto, Carlo Motta con voti Salvatore Marcellini e lotto, Federica Casoria con voti 109. Francesco Calvanese, complimenti a tutti. Carlo Motta Salvatore Marcellini e lotto, Federica Casoria con voti 109. Francesco Calvanese
Complimenti a tutti. Allora, come vi dicevo, di nuovo, ancora complimenti, rimanete collegati. I colleghi, se vogliono, possono anche lasciarci. Chiederei al collega del CSI di interrompere la diretta. Rimanete collegati. Non so se mi sente. E non appena la diretta del CSI di interrompere, appena la diretta verrà interrotta, passeremo alla verbalizzazione. Appena la diretta verrà interrotta, sto controllando se su YouTube, diciamo, mi viene interrotto il tutto. Fatemi provare a controllare se su YouTube, vediamo un po'. Allora, purtroppo il collega del CSI non risponde e vorrei evitare effettivamente di fare questa operazione dal vivo. Quindi facciamo una cosa, ragazzi, io ho i contatti di allora, tutti quanti voi, creo al volo un altro Teams. Il collega del CSI non risponde. Ok, vi inviterò in un altro Teams, solo voi candidati, diciamo, vi collegherete lì e procederemo per la verbalizzazione su quel canale. Ok, vi inviterò in un altro Teams, solo voi candidati, vi collegherete lì e procederemo per la verbalizzazione su quel canale. Ok, vi inviterò in un altro Okay. L'ha spaccato. L'ha spaccato.
l'ha spaccata. L'ha spaccata.